Stiamo ancora contando i danni degli innumerevoli incendi che hanno coinvolto il territorio calabrese nelle ultime settimane. Abbiamo pianto 5 vittime, perso un patrimonio naturalistico di inestimabile valore, numerose aziende hanno visto andare in fumo, anni di lavoro e di sacrifici, tante famiglie non hanno più una casa, i propri animali, il proprio terreno. Servono risorse economiche ingenti per ristorare le comunità colpite, servono aiuti concreti e immediati per far ripartire la nostra regione dopo questa drammatica stagione. Lo afferma in una nota stampa Roberto Chiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. All'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri, che si riunirà giovedì 26 agosto, prosegue Roberto Chiuto, ci sarà il tema degli incendi che durante quest'estate hanno interessato diverse aree del paese. Ancora in queste ore sono in stretto contatto con i ministri Brunetta, Carfagna e Gelmini. Chiedo con forza e sto lavorando per raggiungere questo obiettivo che il Consiglio dei Ministri deliberi lo stato di emergenza per la Calabria. Occorre inoltre al giornale, magari con l'utilizzo di un decreto legge, sostiene ancora il candidato presidente della regione del centrodestra, la legislazione relativa agli incendi con pene più severe per i piromani, con incentivi per l'agricoltura di montagna.